Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo a Cucina con Alice. Oggi è Cucina con Thai Alice, questo è un copricapo tradizionale thailandese perché oggi andiamo a fare il pollo con gli anacardi. Il pollo con gli anacardi è una ricetta thailandese, però noi l'abbiamo rivisitata con ingredienti che si trovano anche facilmente in Italia. La faremo con la salsa di soia. Mentre invece la ricetta thailandese prevederebbe la salsa di pesce, la salsa di ostriche, però sono salse che da noi non si trovano facilmente, quindi facciamo la salsa di soia. Abbiamo qui del pollo, 300 grammi di pollo, degli anacardi, carote oppure le piccole pannocchiette che però da noi non si trovano, quindi carote, questi funghi che si chiamano anche ear, cioè a orecchio, ma vanno bene qualunque tipo di fungo, cioè se uno ci mette di champignon va bene lo stesso, una cipolla, dell'aglio, cipollotti, in realtà qui servono solo per guarnire, sarebbe la spring onion, uno ci può mettere anche l'erba cipollina, il peperoncino secco, un po' di zucchero, e il riso, noi abbiamo preso il riso basmati perché ci piace, per accompagnare. Bene, andiamo a iniziare. Intanto prepariamo gli ingredienti. Abbiamo messo a bollire l'acqua, per il riso, che lo facciamo bollito semplicemente. Dobbiamo tagliare, a pezzi o a listarelle, il pollo, a listarelle le carote. A pezzettini i funghi e chiaramente l'aglio e la cipolla. Quindi iniziamo e ci vediamo dopo. Stiamo facendo soffriggere l'aglio in un po' d'olio nel wok, questa pentola fatta in questo modo. Chiaramente in Thailandia non usano l'olio d'oliva, usano l'olio di semi, di lino, per cui se volete un gusto più thailandese mettete l'olio di semi. Quando l'aglio è bello soffritto aggiungiamo il pollo. Io l'ho tagliato a listarelle così Alice lo può mangiare bene con le manine e lo facciamo cuocere finché non diventa bianco. Il pollo si è cotto, almeno in superficie, aggiungiamo gli anacardi. E gli anacardi li facciamo tostare nell'olio col pollo finché non assumano una colorazione un po' dorata. Gli anacardi sono diventati un po' giallini, ci possiamo aggiungere le carote, i funghi e la cipolla. Tutti insieme e sempre a fuoco vivace per qualche minuto continuiamo a spadellare e li facciamo cuocere un po'. Bene, aggiungiamo a questo punto un cucchiaino raso di zucchero proprio perché lo dice la ricetta, un po' di peperoncino disidratato al gusto, perché il genere di questo è piccante. La salsa di soia, anche questo al gusto perché diciamo che è l'unico condimento che è l'unica cosa che dà sapidità, però si può anche buttarci un po' di sale e un po' d'acqua, non troppa, tanto per fare cuocere le verdure perché il pollo dovrebbe essere già cotto. Mescoliamo, lasciamo cuocere finché le verdure, le carote ci sembrano cotte. Ed ecco il risultato finale. Ci aggiungiamo un po' di cipollina tagliata così fine 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 oppure erba cipollina come volete. Si dà una giratina e si spenge il fuoco, possiamo andare a impiattare. Bene, adesso vediamo cosa questo è l'impiattamento con il riso, vediamo cosa ne pensa la Alice.
Facci vedere, facci sentire se ti piace. Beh. Prende ancora, sì che. Bene, cari amici, questo è il pollo Yana Hardy alla thailandese rivisitato come al solito. E se vi è piaciuta la ricetta, mettetevi piace, provate a farla, provate le varianti. Se trovate la fish sauce e l'oyster sauce per fare un vero e proprio piatto thailandese, fateci sapere anche quello. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Aishava dice ciao! No, troppo impegnata a mangiare.